Buongiorno a tutti. Come si temeva, la nostra situazione politica è implosa e io sono piuttosto preoccupato, ma non per la situazione politica che in qualche modo si sistemerà, sono preoccupato per le ripercussioni che potranno esserci sulla nostra situazione economica. Tuttavia, molti dicono che esagero, che lo spread è a livello accettabilissimo, che non ci sono grandi tensioni. È vero, ma sono preoccupato lo stesso perché senza che ce ne accorgessimo la nostra economia è entrata in terapia intensiva, è stata intubata e attualmente respira grazie a un respiratore artificiale. E infatti respira essenzialmente per tre fattori. Primo, il governo da una parte ha bloccato i licenziamenti e ha rimandato molte scadenze fiscali, dall'altra, facendo nuovo debito, è riuscito a dare una cassa integrazione a oltranza e qualche sussidio a cittadini ed imprese. Benissimo, tuttavia è del tutto chiaro che sono misure di natura emergenziale e non potranno certo essere, durare in eterno. Secondo, la BCE, secondo l'impostazione di Mario Draghi, sempre sia lodato, ha inondato il sistema bancario di 1.700 miliardi affinché durante la pestilenza le banche europee potessero sostenere il tessuto produttivo ormai disperato. Benissimo, ma anche queste misure non potranno durare in eterno per il semplice fatto che dentro la BCE sono rappresentati i vari stati europei. E non c'è dubbio che non appena finirà l'allarme sanitario, i popoli del Nord faranno carte false per impedire alla BCE di continuare ad erogare queste misure monetarie di natura straordinaria. Terzo, l'EBA, European Banking, Authority, al fine di sostenere le imprese, ha reso più soft le norme su accantonamenti e patrimonio che le banche devono fare a fronte del credito erogato alle imprese. Benissimo, ma anche queste misure non potranno durare, in eterno perché sennò riesploderà nuovamente il problema del credito deteriorato nella pancia delle banche. Il problema è che la nostra economia non potrà essere mantenuta in terapia intensiva per sempre. Prima o poi bisognerà levare i tubi per vedere se riusciamo a respirare da soli. Il punto è che riusciremo a respirare da soli solamente se la politica riuscirà ad utilizzare i 209 miliardi del Recovery Fund per dare una svolta strutturale alla nostra economia o se invece li userà per finalità politico-elettorali. Avremo bisogno di un po' di fortuna, ma ce la possiamo fare. Un grande abbraccio a tutti.